chiediamo che venga chiusa immediatamente. Per la verità questa richiesta la stiamo facendo da tempo, io circa un anno e mezzo fa mi ero già recata in visita a questa struttura, una struttura che non potrebbe essere all'interno di questo magazzino, perché di fatto questa moschea abusiva o centro culturale, come lo si vuol chiamare, di fatto all'interno di un magazzino tra l'altro adibito solo ad oggetti, quindi un magazzino dove non potrebbe esserci la presenza di persone. Proprio per questi motivi l'abbiamo verificato direttamente io con l'onorevole Matteo Salvini, con il consigliere regionale Cecchetti e con il presidente del municipio che quest'area non è agibile per un centro di questo tipo. La chiusura può essere effettuata da subito dal sindaco, anche l'assessore Rozza è a conoscenza di questo problema e quindi noi chiediamo al sindaco di intervenire. Per di più, sindaco Sala, durante le elezioni, durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, aveva detto direttamente in una trasmissione nazionale che avrebbe chiuso questo scempio di Milano, dove, ribadisco, queste persone sono abusivamente in questo edificio dove non potrebbero stare e quindi con forti rischi, forti problemi per loro stessi, ma anche per chi abita in questo condominio. Noi chiediamo la chiusura, il sindaco la può fare.